Daniele Liberato, salve. Salve, salve a tutti. Fisioterapia, ma in particolar modo oggi parleremo di lesioni muscolari, che sono, credo, il principale problema, uno dei principali problemi che accomuna, non solo affligge i nostri amici sportivi e soprattutto gli atleti agonistici, ma credo che anche chi pratica sport amatorialmente ogni tanto gli capita una bella lesione muscolare, vero? Purtroppo sì, ed è soprattutto un problema sempre più frequente per l'appunto tra gli sportivi, non solo professionisti ma anche amatoriali, e troppo spesso purtroppo viene sottovalutata, viene lasciata a se stessa, con la conseguenza di aumentare la probabilità di recidive una volta che si ritorna in campo. Ma come mai c'è questo aumento? Magari non c'è tempo per una... come dire, anche quel tempo per il riscaldamento, soprattutto infatti, quello? Le categorie più esposte paradossalmente non sono i professionisti, che hanno già un'adeguata preparazione atletica di base, ma sono i giocatori della domenica, che magari stanno fermi per molti mesi, poi staccano da lavoro, caracollano in campo senza riscaldamento, magari anche con una temperatura abbastanza fredda fuori, e quello è pericoloso. Certo, cioè, sono dei fattori predisponenti e dipende anche dalla persona, forse. Dipende dalla persona, dipende dal campo. Ti parlo dei calciatori perché purtroppo sono la categoria maggiormente colpita proprio per via delle richieste funzionali che hanno. E soprattutto, ripeto, bisogna avere un'adeguata preparazione atletica di base. Questo è fondamentale, assolutamente fondamentale. Diciamo che lo sportivo agonista ha cultura di base, quindi una volta che si fa male sa tendenzialmente come muoversi, e sa cosa anche fare, a chi affidarsi, cosa non fare. Esattamente, quindi mi rivolgo a tutti, ma in particolar modo proprio ai non agonisti e agli sportivi occasionali. Certo, soprattutto qui. Parlando proprio di sport, andando anche su questo campo, abbiamo detto i calciatori sono quelli che di solito presentano più problemi, i calciatori chiaramente amatoriali. C'è un motivo ben preciso, perché la lesione muscolare viene provocata spesso da si chiama contrazione eccentrica in termine tecnico, ovvero una contrazione che prevede l'allungamento dei capi articolari. Per esempio, un esempio classico è il classico calcio a vuoto. Okay. Ah, ecco, sì, effettivamente, okay. Quando non c'è l'impatto con l'oggetto. Esattamente, il calcio a vuoto che può provocare sia la lesione del legamento crociato anteriore, ma anche lo stiramento, o per l'appunto la lesione muscolare, del bicipite femorale, che è il muscolo posteriore della coscia, perché sono tre i muscoli maggiormente colpiti dalle lesioni muscolari, che sono in primis il bicipite femorale, che è quello che sta davanti alla coscia. Sì. Il retto femorale alla coscia, il bicipite femorale che sta dietro, e poi il polpaccio, o in termine tecnico il gemello. Il famoso polpaccio che affligge i giocatori. Esatto, quindi come riconoscerle poi queste lesioni muscolari? Allora, ci sono tre tipi di lesioni sulla base della quantità di fibre muscolari che vengono lese. Certo. Okay? Primo grado, secondo grado e terzo grado. Poi è l'ecografista, che valuta chiaramente e può vedere quale grado è. Esatto, e l'ecografia io consiglio di farla sempre a distanza di 48 ore dal trauma, perché se lo si fa prima potrebbe esserci uno stravaso ematico che non permette di vedere la vera entità della lesione. Quindi 48 ore circa. 48 ore circa. Ok, allora che cosa può succedere? Può succedere che durante il gesto tecnico si avverte come una spilla. Ok, come un dolore trafittivo in un punto ben preciso, che però permette di continuare l'attività sportiva fino a fine partita. Certo. In quel caso noi sospettiamo o uno stiramento o una lesione muscolare di primo grado, quindi di entità, diciamo, moderata. Un po' quando uno si storce la caviglia e che magari cammina ancora un po' perché non gli inizia il dolore, quando si ferma comincia a fargli male. Comincia a fare male, esatto. Quella è una possibile distorsione di caviglia, non faccio diagnosi, non mi permetto, però sì, diciamo il senso più o meno, ecco, per arrivare a inquadrare un po' la natura del problema. Altrimenti, nei casi più sfortunati, non si sente un dolore trafittivo, ma una vera e propria sassata, un mozzo di cane praticamente dietro, e il dolore è talmente intenso da costringere l'atleta a fermarsi immediatamente. Quella, pensiamo, a una lesione un po' più grave di secondo / terzo grado. Perfetto. Detto questo,
andando anche al di fuori delle lesioni muscolari, però parlando magari sempre del calciatore del venerdì sera come abbiamo nominato, ci possono essere anche altre serie di problematiche legate a questo universo, insomma, quello delle lesioni, ma se di lesioni parliamo, però facciamo degli esempi, dottore, che cosa potrebbe esserci, quali sono gli altri problemi e come magari prevenirli? Ok, allora un problema più comune è la contrattura. Okay. Certo. Quindi durante l'attività sportiva il paziente non sente nulla, poi si sveglia il giorno dopo, classico, mi fa male tutto il muscolo. E quando andiamo a vedere questo muscolo, quando il paziente se lo tocca, è proprio un muscolo duro, contratto, diffuso, quindi lì pensiamo che non ci sia nessuna lesione, quindi niente di particolarmente serio, ma una contrattura che passa nell'arco di certo. 5 giorni, insomma. Tuttavia, ecco, quello su cui io vorrei porre l'accento è proprio su cosa fare nel caso in cui avvenga o una lesione, uno stiramento o una contrattura, perché è qui che casca l'asino. Certo. Ok, soprattutto sulle lesioni, perché sono quelle che richiedono maggiore attenzione. Si tende tendenzialmente, dice, il dolore prima o poi passa, quindi il paziente si ferma dall'attività, sì. Lascia passare una settimana, 2 settimane, 3 settimane senza fare fisioterapia, a volte senza neanche fare un'ecografia, e poi dopo ritorna in campo. Non funziona così, non funziona così perché poi vi trovate diciamo problemi potrebbero molto esserci peggiori, sì, dei disagi successivi. Allora, io consiglio, oltre all'ecografia, perché per fare un buon trattamento serve sempre una diagnosi prima, no? Sì. Quindi un'indagine ecografica a distanza di 48 ore, se c'è la possibilità anche una visita medica specialistica, quindi o con un fisiatra o con un ortopedico, e poi si va in fisioterapia, anche, mettiamo il caso di una lesione grave di terzo grado, anche già dopo 5 giorni certo. dall'evento traumatico è possibile iniziare a fare fisioterapia, quindi si comincia con della terapia antalgica, della Tegar in atermia, laser a bassa potenza, un massaggio drenante per favorire il riassorbimento dell'edema, e mano a mano, in base ovviamente alla lesione, perché ognuna richiede dei tempi di recupero differenti, un stretching, contrazioni muscolari prima isometriche, concentriche, eccentriche, fino poi alla rieducazione del gesto funzionale. Di modo tale che quando poi il paziente torna in campo diminuisce di parecchio le probabilità di una recidiva. Benissimo. Sullo stesso punto. Ecco, abbiamo dato anche delle informazioni, dei consigli importanti, e spero, insomma, che voi amici della notte sappiate seguirli. Visto che siamo in conclusione dell'intervista, vogliamo lanciare ai nostri amici radioascoltatori un ultimo messaggio o anche fare dei saluti finali. Allora, ragazzi, scaldatevi bene prima di cominciare qualsiasi tipo di attività sportiva. Lo so che andiamo tutti quanti di fretta, però è la vostra salute e quella passa sempre davanti a tutto. Assolutamente. Questa è la raccomandazione più grande. Non è mai banale dire che quando c'è la salute c'è tutto, perché effettivamente se non avete la salute molte cose, quasi tutte, non le potete fare. Ricordatelo, ragazzi miei. Dottore, è stato davvero un piacere ospitarla qui da noi. Speriamo, insomma, che da oggi un paio di persone abbiano tratto giovamento dalle sue parole. Ok, grazie mille.